Sinceramente, non mi aspettavo che i miei ragazzi potessero reggere queste due partite, no? Contro due avversari forti, giocarsela apertamente con tutti e due. Poi è normale che tutte queste situazioni alla fine magari li puoi anche pagare, però oggi per esempio abbiamo preso due gol su calci piazzati, abbiamo indubbiamente nel secondo tempo ho sofferto un po' di più, però i miei ragazzi sono stati in partita fino alla fine, quindi devo solo fare i complimenti per quello che stanno facendo. Dico sempre ai miei ragazzi che chi entra in campo mi deve dimostrare che mi sono sbagliato, no? Nella scelta iniziale della formazione, quindi pretendo, no, che chi entra, specialmente in questo momento, no, dove c'è bisogno proprio di forze fresche, capito così? Perché naturalmente il momento che stiamo vivendo non è dei migliori, quindi chi entra deve dare il massimo. A proposito di forze nuove, visto che adesso avete due impegni ravvicinatissimi con Vascogirati e Porto Sant'Elpidio, pensa di poter recuperare qualcuno per le prossime partite? No, perché abbiamo ancora ragazzi che hanno fatto ancora i tamponi in questi giorni, sono risultati di nuovo positivi. È rientrato qualcuno però da 1 o 2 giorni e quindi cioè, sicuramente non possono essere dalla partita in questo momento. Poi siccome abbiamo venerdì, domenica, mercoledì, venerdì, domenica, magari entro le ultime partite della prossima settimana cercheremo magari di recuperare qualcuno per giù. Più che altro per finire dignitosamente questo campionato. Mi dispiace perché questi ragazzi sicuramente meritano qualcosa di più per quello che hanno fatto, per quello che stanno dando. Queste sconfitte mi bruciano, quella di domenica ancora di più di questa perché la meritavamo ancora di più, però, ma soprattutto per loro perché, ripeto, meritavano qualcosa di più.